Tragedia sulle Apuane, muore escursionista. L'uomo di origine tedesca era partito da Careggine martedì mattina e poi non aveva più dato notizie. I soccorritori hanno individuato la salma sotto il passo Fiocca. Tre progetti sul trasporto pubblico. Il comune di Lucca ha aderito all'iniziativa ideata dall'azienda CTT Nord per la realizzazione dei progetti rivolti agli studenti per un uso consapevole dei mezzi pubblici. Saccardi su New Delhi, nessun allarmismo. L'assessore regionale alla salute è intervenuto in consiglio regionale a proposito della vicenda del superbatterio, affermando che comuni cittadini non corrono alcun rischio. Al via il mese missionario, presentato in curia il programma dell'ottobre missionario realizzato dall'ufficio missionario di Cesano, con quattro iniziative che coinvolgeranno tutta la diocesi. Per lo sport, così parlò Danilo Mariani, il presidente della Health Factory, racconta i motivi di una trattativa mai realmente decollata. Intanto la Lucchese prepara la gara interna contro la forte Sanremese. Marco Lombardi, campione italiano, il forte pilota garfagnino conferma il titolo tricolore di velocità in salita classe Moto 3 con la sua Honda. Non ce la fa il papà Marco, che deve accontentarsi del secondo posto. Ben trovati al TG Noi, in apertura purtroppo questa tragica notizia di cronaca, il tragico incidente sulle Apuane dove ha perso la vita un escursionista tedesco partito alle 9 di martedì mattina da Careggine, verso le 10 ha chiesto informazioni alla baita di Via Nova per raggiungere il Monte Sumbra. Da quel momento non ha più dato notizie. Alle 10.45 è arrivata l'attivazione da parte dei CC. Sono partite due squadre della stazione di Querceta, una da Gioviano e una da Orto Murato. La stazione di Querceta invece è stata attivata per le ricerche sull'altro versante del Monte Sumbra. Le squadre dei soccorritori, dopo aver individuato il terminale di bastoncino in un canalino sotto la ferrata del Monte Sumbra, hanno poi ritrovato la salma del ragazzo parecchi metri sotto la ferrata, 150 sotto Passo Fiocca, nel fosso dell'Anguillaia, nel comune di Vagli. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo dei progetti realizzati dall'azienda di trasporto pubblico locale CTT Nord e rivolta ai ragazzi delle scuole. Nasce una nuova collaborazione tra CTT Nord, l'azienda di trasporto pubblico locale, e Comune di Lucca per valorizzare e promuovere, con il supporto dell'ufficio scolastico provinciale, una serie di progetti rivolti agli studenti e alle studentesse delle scuole del territorio. Il Comune ha deciso infatti di sostenere finanziariamente i tre progetti che l'azienda di trasporto ha rivolto ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. Progetti volti sia alla conoscenza del mezzo pubblico come fattore ambientale in grado di abbattere le emissioni dovute all'utilizzo delle auto private, sia negli step successivi ai comportamenti da tenere nell'utilizzo del mezzo pubblico, una sorta di educazione civica del viaggiatore. In special modo quest'ultima esigenza è emersa all'indomani del tragico incidente avvenuto a Pontedera, quando nella calca per salire sul pullman uno studente finì sotto le ruote del mezzo. Il messaggio comunque rimane trasversale e si orienta su punti fondamentali. Uno è che muoversi in bus rende i ragazzi autonomi ed è sostenibile perché è alternativa all'uso del mezzo privato. E il secondo è che bisogna muoversi in sicurezza, quindi con il massimo rispetto del mezzo che si utilizza, che comunque viene utilizzato da tutti, degli altri, perché usandolo in maniera consapevole ed educata si evitano anche brutti incidenti tra ragazzi perché corrono per montare sul pullman, oppure semplicemente si sensibilizzano tutti all'utilizzo cosciente anche nei confronti degli altri soprattutto. Quindi è un messaggio educativo che è trasversale in tutte e tre le iniziative che fa CTT Nord. La regione toscana sta facendo un'azione di contrasto efficace al fenomeno dei contagi del batterio New Delhi e l'epidemia si è rapidamente stabilizzata nell'area nord-ovest della regione. Lo ha affermato l'assessore alla sanità Stefania Saccardi, che è intervenuta in consiglio regionale con una comunicazione in merito alla proliferazione del batterio in Toscana.
Sale a 102 il bilancio dei pazienti affetti negli ospedali toscani dal cosiddetto New Delhi, il superbatterio resistente agli antibiotici, 12 in più di una settimana fa. Lo rivela il monitoraggio del mercoledì dell'Agenzia regionale per la sanità, che riporta i casi di contagio in Toscana da novembre 2018 a oggi. I casi sono risultati letali nel 37% dei pazienti con sepsi, percentuale, si legge nel report, paragonabile alla letalità per questa condizione causata da altri batteri resistenti agli antibiotici carbapenemici. Ma i casi sono in crescita. L'11 settembre i batteri NDM erano stati isolati nel sangue di 75 persone ricoverate in ospedale, una settimana dopo 90 casi, ma con una percentuale di decessi più alta rispetto a oggi, era intorno al 40%. Non sono disponibili dati aggiornati sui singoli ospedali, ma l'area più colpita resta quella dell'ASL Toscana Nord-Ovest. L'assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi, chiamata dalle opposizioni a riferire in consiglio regionale, ha ribadito le misure messe in campo. La psicosi che si è creata, ha affermato, non ha ragion d'essere. Grande attenzione, ma nessun allarme per la popolazione o per i turisti, ho sentito affermare cose di questo genere. I numeri fisiologicamente adesso che abbiamo aumentato enormemente gli screening in entrata, in uscita agli ospedali, nei reparti, ai reparti della medicina interna, può darsi che in questo momento ci diano dei numeri in crescita, anche se notiamo che i decessi nei quali è stata accertata la presenza del batterio e quindi non causati dal batterio, perché su questo non abbiamo alcuna certezza, ma che accertano la presenza del batterio sono in realtà rispetto alle stime diminuite, rispetto alle stime della letteratura. La Lega presenterà una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore, accusata dal Carroccio di non essere intervenuta tempestivamente. Il fenomeno è stato accertato all'interno della Regione Toscana e la comunicazione è avvenuta all'interno naturalmente degli operatori, perché ripeto, il fenomeno è un fenomeno che sta dentro fasce di popolazioni particolari e dentro anche reparti e luoghi particolari, per cui la comunicazione è assolutamente stata tempestiva, ma fatta al personale competente. E è in programma per venerdì prossimo, venerdì sera, l'edizione 2019 di Bright, la notte dei ricercatrici e dei ricercatori, organizzata a Lucca da IMT. Per parlarci del programma della serata è venuto nei nostri studi il direttore di IMT, Pietro Pietrini. Bright torna anche quest'anno in tutta la Toscana, in tutta Europa, e come scuola IMT Alti Studi Lucca noi abbiamo una serie di eventi, oltre 30 eventi sparsi non solo nella giornata di venerdì, che è il giorno cruciale del 27 settembre, ma anche con Aspettando Bright oggi, ieri e domani, eventi che sono rivolti anche ai bambini. Abbiamo quest'anno, come del resto gli scorsi anni, posto una grande enfasi sui bambini. Gli eventi, dicevo, sono per bambini, sono per adulti, sono disegnati e studiati apposta per avvicinare il non esperto, la gente, le persone che non si occupano per mestiere e vorrei dire per passione di fare ricerca, ma che fanno altre cose. Ricerca è il motore della conoscenza, senza conoscenza non ci sarebbe progresso e il nostro, direi, privilegio, ancor prima che compito istituzionale come ricercatori, vero privilegio, è quello di poter far conoscere e comunicare a tutti quello che facciamo. Non c'è una ricerca che non possa essere spiegata a chiunque, al di là degli aspetti tecnici che chiaramente sono comprensibili solo agli addetti ai lavori, il significato, il fine, le ricadute di un progetto di ricerca possono e devono essere comprensibili a tutti. Se così non è, vuol dire che non è una grande ricerca. Il presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini, è stato nominato membro del Comitato Europeo delle Regioni a Bruxelles. Lo ha comunicato allo stesso Menesini l'UPI, l'Unione Provincia Italiane Nazionale, di cui dal luglio 2018 è stato eletto presidente regionale. Il Comitato Europeo delle Regioni è un organo consultivo dell'Unione Europea, composto da rappresentanti eletti a livello locale e regionale proveniente dai 28 Stati membri dell'UE. Attraverso il CDR essi possono scambiarsi pareri sulle norme dell'Unione Europea che incidono direttamente sulle regioni e sulle città e territori.
Sono state premiate le scuole che hanno partecipato al concorso indetto dall'Associazione Amici del Cuore in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale. L'Ufficio Scolastico Provinciale ha ospitato la premiazione della seconda edizione del concorso promosso dall'Associazione Amici del Cuore rivolto agli studenti degli istituti scolastici di primo e secondo grado della Piana. Titolo dell'iniziativa, un poster per la salute. La tematica di questa edizione era relativa alle patologie dermatologiche. Le scuole vincitrici sono state l'Istituto Comprensivo Lucca 4, la Scuola Media Carlo Piaggia di Capannori e l'Istituto Civitali. È una cosa importante di prevenzione che facciamo molto volentieri e devo dire che i ragazzi hanno risposto in maniera eccezionale. Siamo molto entusiasti di questa collaborazione e la collaborazione poi con il provveditorato e i professori è stata veramente molto molto costruttiva. È un lavoro che viene fatto con i ragazzi per sensibilizzarli a tutte le problematiche legate alla salute. Del resto l'educazione della salute rientra pienamente in tutte quelle competenze e conoscenze anche di carattere trasversale che la scuola deve trasmettere ai propri studenti. Durante la mattinata di premiazioni è stato anche illustrato il tema della prossima edizione del concorso, che sarà relativo all'alimentazione e avrà il titolo Mangiarsi il futuro. Ottobre per la Chiesa è il mese missionario. Sono state presentate all'interno della Curia le iniziative che sono state realizzate per il prossimo mese. Con i Vespri presieduti da Papa Francesco martedì 1 ottobre, nella Basilica di San Pietro a Roma, si aprirà il mese che la Chiesa tradizionalmente dedica alle missionarietà. Numerose le iniziative che coinvolgeranno la diocesi lucchese, con quattro momenti organizzati dal Centro Missionario Diocesano. Il 5 ottobre, nel Salone Arcivescovile, ci sarà un focus sul Sinodo in Amazzonia, dal titolo Nuovi cammini per la Chiesa e per un'ecologia integrale. Il secondo momento è l'avvio ufficiale del mese missionario straordinario, che sarà domenica, per un pomeriggio all'insegna della testimonianza nella città. Alle 15 è fissato il ritrovo a Porta Santa Maria per l'iniziativa Baluardi di Speranza, testimonianze di fede e di missione. Dopo la consegna di un simbolo ad ogni partecipante, inizierà una camminata per la città di Lucca, in ascolto di testimoni che narreranno le loro storie di vita e di missione nelle chiese di San Frediano, San Leonardo e San Pietro Somaldi. Il terzo momento sarà celebrato nelle tre aree della diocesi con una veglia missionaria. Il quarto ed ultimo è fissato per domenica 20 ottobre, giornata missionaria mondiale, e sarà accompagnato da animazioni e testimonianze nelle singole parrocchie da parte di missionari, laici o religiosi o di chi ha fatto anche brevi esperienze in terra di missione. Lucca accoglie l'occasione lanciata dal Papa Francesco di rilanciare attraverso questo mese l'attenzione alla missionarietà. Missionarietà ad gentes, cioè nei paesi chiamati in via di sviluppo, ma missionarietà anche in casa nostra, perché tutti siamo battezzati e inviati. Le 40 ore sono delle celebrazioni che si svolgono principalmente durante il periodo pasquale. A Renaio, però, nel comune di Barga, sono già state celebrate. Scopriamo perché. Può apparire insolita questa ricorrenza, visto che siamo alle porte dell'autunno, ma così non è. Stiamo parlando delle 40 ore di Renaio. Le 40 ore vengono compiute durante il Triduo Pasquale, ma anche Domenica delle Palme o lunedì e martedì santo. Assai insolito è che invece vengano celebrate la terza o la quarta domenica, come in questo caso, di settembre. Ma una spiegazione per le 40 ore settembrine di Renaio appunto c'è. Tutto si lega al passato di questa comunità della montagna barghigiana, che un tempo si dedicava quasi esclusivamente alla pastorizia. Durante i mesi infernali era così impegnata nella transumanza verso le pianure pisane della Maremma. Al ritorno andavano direttamente agli alpeggi in montagna e così fu deciso, proprio per le esigenze dei pastori, di spostare questa ricorrenza a settembre. Le 40 ore di Renaio si sono dunque svolte in questo fine settimana trascorso. Come da tradizione locale, molte famiglie si sono riunite nella giornata presso le proprie abitazioni per consumare insieme il pranzo o la cena domenicale. Domenica pomeriggio poi la Santa Messa, concelebrata nella chiesa di San Paolino dal proposto Don Stefano Serafini e da Don Antonio Pieraccini. Come da tradizione avrebbe dovuto svolgersi anche la processione, in cui il Santissimo Sacramento viene portato fino al piccolo cimitero del paese, ma la giornata piovosa ha consigliato di concentrare tutta la cerimonia in chiesa.
Adesso ci spostiamo a Bagni di Lucca, dove l'ANPI del Comune ha realizzato un'esposizione all'interno del Circolo dei Forestieri dedicata ai 75 anni della Liberazione. È stata inaugurata martedì 24 settembre nella Sala Rosa del Circolo dei Forestieri di Bagni di Lucca una mostra documentaria in occasione dei 75 anni dalla Liberazione. La mostra, organizzata dalla sede dell'ANPI di Bagni di Lucca con il patrocinio del Comune Termale, raccoglie oltre 300 documenti ed è suddivisa in 7 sezioni. Ognuna mette insieme testimonianze delle attività partigiane dell'esercito tedesco e repubblichino, suddivisa per zone e attività differenti. Si inizia con i fatti legati all'attività dell'Italia fascista, sia nazionale che locale, e si conclude attraverso un percorso di documenti e immagini con l'attività dell'esercito di liberazione della undicesima zona, comandata dal partigiano Manrico Duceschi, meglio conosciuto come Pippo. La mostra si è aperta con i saluti del sindaco Paolo Michelini, che ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa. A seguire gli interventi del presidente provinciale ANPI, Filippo Antonini, e del professor Mario Regoli, che ha in particolare sottolineato come questa mostra sia la risposta ideale alla risoluzione del Parlamento europeo che equipara nazismo e comunismo. A tirare le conclusioni della giornata, Virginio Monti, che ha curato l'allestimento della mostra. Racconta molto, perché i partigiani dell'undicesima zona, che hanno operato qui dal settembre del 43 fino al 6 ottobre del 44, poi dopo sono partiti con gli americani alla testa delle truppe brasiliane verso Barga, hanno fatto molto per questo posto, hanno costretto praticamente i tedeschi della linea gotica a lasciare, abbandonare il fronte. La mostra non si occupa solo di Bagni di Lucca, ma di tutta la Valle del Serchio ed è stata molto apprezzata fin dalla sua inaugurazione. Lo stesso giorno di presentazione, in anteprima, è stata anche visitata dai giovani studenti delle scuole di Bagni di Lucca. L'esibizione rimarrà aperta fino a mercoledì 3 ottobre e potrà essere visitata ad ingresso libero sia al mattino che nel pomeriggio, con possibilità anche di visite organizzate fuori orario. Termina qua la prima parte del TG Noi, una breve interruzione pubblicitaria e poi linea alla pagina sportiva.